Ben ritrovati. Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di domenica 30 aprile 2023. Qual è l'interesse che ha Gesù nell'amarci? Nessuno. Ci ama senza un utile. Ci ama e basta. La categoria di gratuità a noi assomiglia a quella di infinito e di eterno. La nostra testa è incapace di capirla fino in fondo, eppure è così. Sta scritto: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Dobbiamo sempre diffidare molto da tutti coloro che si pongono nella nostra vita fingendosi Dio. Ovviamente quasi nessuno lo fa esplicitamente, ma solitamente ciò accade quando qualcuno vuole controllare, possedere, decidere al posto tuo, manovrare, porsi come un senso della tua vita. A volte è qualcuno a far questo, altre volte è qualcosa come una carriera, una situazione, un successo, o peggio, una paura o un'insicurezza. Solo Cristo ci ama liberandoci. Gli altri o sono segno di Lui, oppure sono ladri e briganti. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E la differenza è davvero sostanziale. Cristo aumenta la tua vita, gli altri che giocano a fare Dio invece te la prosciugano. Cristo dà la vita, questi altri invece sono solo dei parassiti che vivono a spese della tua gioia e della tua libertà. Forse è davvero giunta l'ora di fermarsi e di capire fino in fondo chi è Dio e chi non lo è, chi ci ama e chi ci usa. Non è allora un atto di integralismo da parte di Gesù chiedere che solo uno sia il pastore, perché davvero solo uno lo è, cioè Lui. Certe cose nella vita sono esclusive e quando smettono di essere esclusive, smettono di essere anche decisive e diventano anche pericolose. Non tutto vale la pena, e nelle cose che valgono la pena c'è anche una gradualità. Non è indifferente dire a chi ha il primo, il secondo, il terzo, il quarto posto e così via. Ogni cosa, quando è al posto giusto, allarga la vita, e ugualmente, quando non è al posto giusto, la restringe fino a farla diventare irrespirabile. Buona giornata e buona riflessione a tutti.